nostro direttore, noi abbiamo voluto stare vicini in questo momento particolare di incertezza ai nostri tifosi. Abbiamo stretto un rapporto di collaborazione con Eleve Sport, la procedura sarà molto semplice, basterà andare sul sito del Modena, entrare nella sezione abbonamenti TV, registrarsi attraverso il form, verrà inviata immediatamente una mail di ricezione appunto dell'iscrizione e in un giorno lavorativo il cliente riceverà il codice col quale poi andare sul sito di Eleven Sport, riscattare il codice e iniziare la visione. Questo sarà possibile dal 27, quindi dal primo giorno, quindi dalla prima gara, durerà per 3 mesi, quindi fino al 27 di dicembre, praticamente diciamo tutto il girone di andata del Modena, sia in casa che in trasferta. Oltre a questo, abbiamo inserito anche uno sconto del 20% sull'acquisto della nuova maglia del Modena Calcio. Il costo per i tifosi? È di 13 euro. 3 mesi, 13 3 euro. mesi, 13 Ma euro. tutte le gare si Sì, vedono? no, naturalmente il pacchetto di Eleve Sport è un pacchetto completo. Quindi non solo si Ma vedranno poi. tutte le gare del Modena, ma si vedrà tutto il palinsesto di Eleve Sport. Quindi per assurdo un tifoso, faccio una battuta, dell'Avellino di Modena può sfruttare questa cosa per comprarsi tutto il pacchetto, Sì, giusto? no. Cioè non è legato ad No, aver avuto un abbonamento, cioè è libero. sostanzialmente sì, però direi che quello che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto per i nostri Tifosi, tifosi. Poi certo. chiaramente l'accordo con Eleven non prevedeva che ci fosse un singolo solo per le partite del Modena, perché comunque non si poteva fare e quindi l'abbonamento è comunque aperto. Il 27 chi potrà entrare allo stadio? Oggi nessuno. Nel senso che comunque i protocolli non sono ancora stati ratificati e quindi ad oggi noi non abbiamo Neanche comunicazione, Ok. no, noi oggi non abbiamo nessuna comunicazione in merito, per Per cui la prima per noi partita oggi, casalinga sperate di poter avere la speranza un. c'è, ovviamente noi siamo in attesa che il Certo. governo ratifichi e la FIGC ci dia le indicazioni del caso, ma ad oggi noi non avremo pubblico. Ok, grazie. Grazie.